Allora, un ricordo di Maurizio Sacripanti. Incontrai Maurizio verso la fine del 1967 a Piazza del Popolo. Piazza del Popolo in quegli anni era una fucina di intellettuali, una fucina di creatività. C'erano i pittori della scuola romana, c'erano i pittori della scuola di Piazza del Popolo, c'erano i cinematografari, ci stavano gli architetti. Io frequentavo i pittori e gli architetti. Ero amico di Schifano, di Bignardi, di Novelli e dei giovani architetti, di Purini, Nicolini, Sergio Petruccioli. Eravamo tutti quanti pazzi per Piazza del Popolo. Maurizio Sacripanti aveva 52 anni, io avevo 25 anni nel 1968 e mi innamorai subito di lui. Era già diventato Maurizio Sacripanti un mito presso i giovani architetti, un uomo di 52 anni ben diverso da tutti quanti gli altri accademici. Maurizio era una persona assolutamente fuori dall'ordinario, si vestiva in modo sciatto volutamente, in modo sciatto e trasandato, pur essendo, avendo abiti di gran pregio da gran signore. Era una persona che viaggiava sempre a qualche centimetro sopra la terra rispetto agli altri e questionava sempre le cose importanti, giudicava le cose sul piano dell'intelligenza più che della convenzione. Ci univano due cose, due grandi amori, credo, all'epoca di 25 anni di differenza. L'amore per la pittura, che avevamo tutti e due. Lui era amico di Maffei, era amico di Scipione, della Raphael. Io ero amico dei pop, degli artisti pop di quegli anni, della Tartaruga, di Piazza del Popolo. Ma il secondo amore in comune è quello della tecnologia. Maurizio era figlio di un ingegnere ed era innamorato della tecnologia. Lui è originalmente un razionalista, un architetto razionalista, però amante dell'arte e molto influenzato, anche all'epoca c'era Gant che ne parlava, da questa cosiddetta arte cinetica, l'arte in movimento, e che porta un po' tra il pop e il futurismo, se pensiamo da questo punto di vista. Io avevo 25 anni, mi ero laureato a 22 anni, giovanissimo, e facevo il ricercatore alla Fondazione Bordoni. Lì avevamo un computer Olivetti, 68, uno dei primissimi computer, il quale funzionava a tubi elettronici, non a semiconduttori, quindi era un babbasone enorme con una capacità piccolissima, e l'input output, cioè l'ingresso e l'uscita, non era dato con la tastiera, era dato con delle schede di carta perforate che davano l'input e davano l'output del calcolatore. Lavoravo all'epoca sulla tecnologia digitale, mi occupavo di comunicazioni, mi sarei occupato poi di internet, che diventerà poi il grande amore della mia vita verso la fine degli anni 80. Però ero molto innamorato del problema dell'uso del calcolatore per progettare, come ausilio alla progettazione, come strumento, va bene, della progettazione di che? Di tutto, degli oggetti, del design, degli edifici, delle case, della città, a tutti quanti i livelli. E dall'occhio di Maurizio, il suo fascino che aveva nella tecnologia, la tecnologia era uno strumento portante della forma e della funzione, questo era sicuramente uno degli aspetti che ci accomunava. Nel 68 c'era la contestazione, c'era la rivoluzione studentesca. Io ero a ingegneria, facevo ricercatore, e Maurizio stava architettura. A ingegneria, San Pietro in Vircoli, piccole rivoluzioni, molto piccole, ingegneri molto cari. Invece a Valle Giulia, va bene, la rivoluzione totale, c'erano gli uccelli, va bene, che avevano occupato la facoltà. Gli uccelli andavano a rompere le scatole a tutti quanti i professori, da Zevi in giù, va bene, mentre facevano lezione a Maurizio hanno sempre rispettato. Maurizio è sempre stato la persona fuori dell'ordinario al quale tutti quanti gli studenti avevano un rispetto assolutamente grandissimo. Io ricordo il suo studio di Piazza del Popolo, Piazza del Popolo 18, uno studio famoso. Lo studio era veramente per me una cosa incredibile. Passammo delle ore interminabili per questi concorsi. Il concorso di Osaka fu fatto, se ben ricordo, nel marzo
febbraio, marzo, aprile del 68, ci sono 3 mesi di fuoco, e io imparai a conoscere Maurizio dentro il suo studio. Lo studio era un po' come, va bene, i suoi vestiti, volutamente molto trasandato, era tutto pieno di carte, cartine, retini, c'era un quadro di Mafai bellissimo che tiravi fuori dalle cartacce, va bene, appoggiato per terra, c'erano i plastici di architettura, di roba vecchia, eccetera. Però in questo studio, quando Maurizio arrivava e cominciava a srotolare, va bene, le mappe, va bene, con i disegni sopra il tavolo, questo studio bohemien, sembrava il carrello della spesa di un homeless, diventava pieno di luce e le architetture di Maurizio uscivano fuori con la loro bellezza fulminante. E Maurizio dominava la scena, va bene, indicando le varie fasi progettuali all'interno di questi disegni. Quando incontrai Sacripanti mi stavo proprio interessando al tema del software, quello che oggi si chiama il software, come si fanno a programmare i calcolatori per ottenere certe funzioni. Questo era il mio intrigo in quel momento. E il primo incontro che ebbi con lui mi fece vedere i suoi progetti e incominciamo a parlare di questa cosiddetta arte cinetica, architettura cinetica, e mi mostrò 2 esempi di architettura cinetica. Il primo, va bene, eclatante fu il grattacielo Peugeot. Il grattacielo Peugeot non si muove, non è che lo spazio si muove, ma c'erano le lamelle, la pelle del grattacielo si modificava, era cangiante, era mutante, era in moto, e quindi questo creava per lui il movimento nella sua prima architettura in moto. La seconda totale era il Teatro Lirico di Cagliari, del quale lui e l'ingegner Perucchini, che era il suo collaboratore ed era uno strutturista, quindi non era un ingegnere elettronico, informatico come me, era un ingegnere tradizionale. Dovete sapere che io vengo da una famiglia di ingegneri, quindi tutti quanti progettavano case, strade, ponti a casa, quindi anch'io avevo dentro il mio sangue il progetto dell'ingegnere classico, però volevo fare l'ingegneria diversa, quella elettronica, quella del futuro. Mi mostrò quindi il Teatro Lirico, del quale lui e Perucchini avevano cominciato a cercare di implementare veramente lo spazio in movimento. Il Total Teatro di Gropius, diceva, era un teatro realizzato utilizzando dei prismi che venivano, va bene, si muovevano dal pavimento, uscivano fuori e potevano creare pareti, potevano creare la platea. Mi ricordo, in ciascuno di questi primi c'erano 2 poltrone, per cui ogni 2 poltrone, va bene, io avevo una modularità tale da poter modificare il foyer, il teatro, il palcoscenico, i servizi, quello che volevo. E si muovevano sia gli elementi prismatici, diciamo, a livello della terra, sia a livello del soffitto. Quindi in questo modo lui riusciva in qualche modo a creare uno spazio mutevole nel tempo, ma nel tempo che poteva essere adatto per 6 mesi di seguito, una platea, oppure per 20 minuti perché era un palcoscenico, una scena che doveva modificare durante lo spettacolo stesso. Ecco, quello che mancava in quel progetto era il calcolatore. E quando io gli feci vedere questa benedetta scheda perforata, gli spiegai, guarda che tu per dominare, c'erano centinaia di moduli, va bene, nella platea, centinaia nella galleria, nel soffitto, quindi 200-300 moduli da gestire in modo automatico, l'unico modo era avere un calcolatore nel quale io riuscissi a governare questa complessità e questa mutevolezza, diciamo, dello spazio che cambia. Ah, Maurizio impazzì guardando questa scheda con questi buchini perforati. E cominciamo a parlare dell'architettura in moto, di quello che sarebbe stato il futuro. Cioè, lui sapeva che c'era questa un'occasione, se vogliamo, straordinaria, perché il teatro è teatro, sta lì per tutto il tempo di esistenza del teatro, quindi è a long time architecture, no? Funzionalissima, quindi deve avere una sua razionalità assolutamente fondamentale, mentre invece un padiglione è un'architettura effimera, dura la durata dell'Expo per 6 mesi, poi si abbatte, e quindi cosa meglio di un padiglione per un Expo per andare a esplorare, va bene, quello che all'estremo cosa si può fare con lo spazio in movimento. E in effetti il progetto di Osaka è esattamente, diciamo, quello in cui Maurizio Sacripanti porta all'estrema la metafora dello spazio in movimento, all'estremo. La cosa nacque pensando non più a un movimento, va bene, verticale,
così come era nel caso del Total Teatro, oppure, va bene, di basculamento, così come era nel caso del Grattacielo Peugeot, ma questa volta cominciamo a pensare a qualcosa che si poteva oscillare, all'interno del quale effettivamente chi camminava nello spazio espositivo sarebbe riuscito a vedere uno spazio, un contenitore esterno dello spazio espositivo in movimento in prossimità, mentre ti muove anche a distanza, no? Guardando a distanza. E se guardate e osservate con attenzione lo schema del padiglione è praticamente un mandala, un yin e yang. Se guardate la pianta, una pianta assolutamente simmetrica, di tipo circolare, nel quale ci sono due piattaforme contrapposte che rappresentavano lo spazio espositivo, a due livelli, più il piano terra, e con questa possibilità di avere uno spazio che si muove. 17 lame, molto pesanti. Io avevo 25 anni, avevo usato dei cilindri pneumatici di sicurezza, a doppi controcolpi, coi freni, ero preoccupatissimo. Potete immaginare, un giovane ingegnere, 25 anni, di fronte a un qualcosa che era più grande di me. E andai dai vecchi di meccanica, dai vecchi ingegneri, per essere sicuro che quello che avevo fatto funzionava. Però funzionava, e la cosa più affascinante era questa idea di avere questo pannello di relè con queste schede perforate con il quale mettiamo in movimento vari programmi, va bene, di movimento, di oscillazione, velocità, fase di queste lame, per poter modificare lo spazio a nostro piacimento. Padiglione per Expo di Osaka fu il primo lavoro che io feci con Sacripanti, era all'inizio del 68, e questo dette inizio a una lunghissima amicizia e collaborazione. Io non sono architetto, quindi non posso dare un giudizio di Maurizio Sacripanti come architetto, sono un ingegnere, sono un esperto di internet, di comunicazioni, però ero innamorato del modo con cui lui faceva progetti. E quindi, per esempio, l'ho aiutato nelle sue esercitazioni, ho fatto l'esercitatore di composizione architettonica, e lì le prime sperimentazioni facciamo l'uso del computer per ottimizzare gli spazi, i flussi degli oggetti, delle persone, per esempio in edifici come gli ospedali, no? Nei quali evidentemente questi aspetti sono cruciali per la razionalità, diciamo, dell'architettura stessa. Mi sono occupato a tempo perso di architettura e di design, poi dopo ho insegnato per molti anni all'ISIA, dove c'era Pedio e Argan, che erano personaggi che io ho conosciuto anche tramite Sacripanti stesso. Però piano piano il mio futuro era ormai orientato verso le comunicazioni, verso internet, verso l'informatica, e nell'80 io vinsi la cattedra, quindi la cattedra ingegneria, e me ne andai via negli Stati Uniti e poi a Milano, e quindi tutto sommato, dopo questa forte collaborazione degli anni 70, no, le nostre strade si sono un po' divise, diciamo, alla fine, all'inizio degli anni 80, sicuramente. Io ricordo di Maurizio tante cose, c'era una grande differenza di età e non la sentivo, avevo 25 anni di differenza, passavamo un sacco di tempo insieme andando in giro, per esempio, a fare queste famose gite culinarie. A un certo punto si prendeva la macchina e si andava a Sant'Arcangelo di Romagna, dove c'era Tonino Guerra, questo sceneggiatore, suo amico, lui stava facendo una scuola a Sant'Arcangelo di Romagna, andavamo lì a caccia di asparagi selvatici, quindi erano delle giornate dedicate allo spaghetto all'asparago selvatico, oppure andavamo a Tivoli a fare i bagni nello zolfo, cosa che facevo con mio padre quando ero bambino o piccolino. Ricordo in particolare una strepitosa trasferta che facevamo a Londra a un convegno su architettura e design, dove Maurizio per la prima volta parla delle sue opere a un contesto internazionale a Londra. Io conosco molto bene l'inglese, quindi Maurizio parlava in italiano, io traducevo in real time, va bene, mentre Maurizio parlava, con queste immagini bellissime che lui mostrava a questa audience. Fu un'esperienza assolutamente indimenticabile, una delle prime volte per Maurizio Sacripanti di essere uscito fuori da Roma, e quindi è andato a Londra, la prima volta che andammo al British Museum, e ricordo con piacere la visita che facemmo a questi straordinari bassorilievi, architetture assiro-babilonesi che ci sono dentro il British Museum, che Maurizio ammirava e mi mostrava e mi spiegava che cosa significava secondo lui tutto ciò.
A partire dagli anni 80, quindi, i nostri rapporti si sono diradati. Io lasciai Roma, andai a Chicago, poi andai a Milano e poi l'ho rincontrato prima che morisse. Certamente qualche volta lui venne a Milano e ci incontrammo a Milano perché era andato lì per visitare una delle sue opere che era stata fatta. Io ricordo, voglio ricordare un episodio ancora di Maurizio. Maurizio Sacripanti fu devastato dalla morte del figlio Paolo. Lui aveva tre figli, Marco, Paolo e Andrea, e Paolo era il figlio prediletto di Maurizio, perché Paolo Sacripanti era un artista, era un pittore, era un seguace, se vogliamo, della scuola romana, di Maffei, della Raphael, come tipo di pittura, una pittura quindi fantastica, diciamo, e anche, se vogliamo, misteriosa, così come era la pittura della scuola romana di quegli epochi. E Maurizio portava questo figlio in palmo di mano, va bene, era quello che lui avrebbe voluto essere, un puro artista, non un architetto. E questo figlio muore per una stufa, va bene, che non funziona all'interno del suo studio, giovanissimo. Questa cosa devasta la vita, era il 1976, di Maurizio. E Maurizio, quindi, io lo ricordo come una persona di assoluto genio, di grandissima creatività, ma una persona di una enorme umanità.